Domenica 20 febbraio 2022 vi parlo da Rupe Canina, una frazione del comune di Vicchio in Mugello, dove è in corso una giornata per ricordare, per celebrare il Beato Angelico, che era nato proprio a poche centinaia di metri dalla chiesa di Rupe Canina, dalla quale vi sto parlando in questo momento. È iniziata ora la messa per ricordare questo illustre cittadino, diventò patrono per volontà di Papa Giovanni Paolo II, poi divenuto San Giovanni Paolo II. Insieme a me c'è Francesca Parrini, presidente dell'Associazione dalle Terre di Giotto e dell'Angelico, che ogni anno, nella domenica successiva a questa ricorrenza, organizza una giornata totalmente dedicata a questa straordinaria figura di artista. E quindi la manifestazione è iniziata questa mattina, la nostra troupe ha seguito anche la deposizione di una corona d'alloro alla casa natale di Beato Angelico, che si chiamava in realtà Guido Tosini, poi entrò in convento a Fiesole, diventò Fra Giovanni da Fiesole, poi grazie alla sua straordinaria capacità artistica, quando si trasferì nel convento di San Marco, divenne per tutti il Beato Angelico. Poi ci sono voluti dei secoli, Francesca, per istituzionalizzare questo appellativo popolare che gli era stato già dato in vita, perché la sua straordinaria perizia artistica ovviamente non era sfuggita a nessuno. La parola a Francesca Parrini, e poi sarà lei a ricordare anche tutti i vari comprimari che oggi hanno affiancato l'Associazione dalle Terre di Giotto e dell'Angelico nella celebrazione di questa ricorrenza. Grazie mille, grazie Fabrizio. Sì, questa è una giornata particolare, perché essendo il Beato Angelico il patrono di tutti gli artisti in generale di tutto il mondo, è celebrato in questa occasione, e noi come associazione dalle Terre di Giotto e dell'Angelico naturalmente non ci tiriamo indietro nel commemorare questa giornata veramente molto importante. Non siamo soli, insieme a noi e in collaborazione con tutti i membri dell'amministrazione comunale, perché questa è la terra, è una terra di tutti, la terra del comune di Vicchio, ma è la terra del mondo, che ha dato vita veramente a tantissimi artisti illustri, e quindi è una terra di cui essere veramente, onorati di appartenere. Insieme a noi c'è il gruppo della sezione Alpini, che fa parte ormai, insomma, siamo insieme da tanti anni, e anche la nostra banda, la nostra società filarmonica di Vicchio, che insomma resiste nel tempo nel portare avanti la musica e certe tradizioni. Sarò brevissima, perché sono state dette delle cose meravigliose, tutti hanno elencato le virtù di questo grande pittore, e noi come artisti portiamo avanti la bellezza, perché l'arte alla fine dà voce alla sensibilità di ognuno di noi. Mi viene solo da dire grazie, grazie infinite a tutti quanti. Io vorrei che tu ricordassi che alcune artiste aderenti al vostro gruppo oggi hanno esposto. È vero, questi artisti, chi ha voluto ha partecipato portando le proprie opere, sono state qui esposte per essere non solo visibili, perché piace essere anche visti, ma per dare un riconoscimento a quello che è stato, insomma, il padre di quest'arte meravigliosa. Grazie Francesca. Io vorrei approfittare della presenza di questo signore alle tue spalle. Si chiama Nevio Santini, è stato uno dei ragazzi della scuola di Barbiana di Don Milani, e vorrei ricordare che, oltre a essere nati in questo territorio due grandissimi artisti, Giotto e Beato Angelico, la città di Vicchio fu scelta per trascorrere lunghi periodi anche da Benvenuto Cellini, la cui casa è ancora nel centro storico di Vicchio, e poi, non per sua volontà ma mandato da Monsignor Florit, anche di Don Milani, che nei suoi anni precedenti alla Folgorazione era stato un pittore, aveva fatto la scuola di Brera a Milano, aveva avuto un grande maestro che si chiamava Staude a Firenze, però di questo suo passato ai ragazzi non parlava mai. Però che lui fosse stato un pittore voi ve ne eravate accorti, perché era bravissimo a disegnare
tutto quello che c'era, a cominciare dalle mappe, perché la geografia era una delle materie che vi obbligava giustamente a studiare, perché diceva voi dovete partire da Vicchio e andare a lavorare mondo. In tutto il mondo, e quindi le lingue e soprattutto la geografia dovevano essere il vostro pane, certo, quotidiano. Certo. Ma no, io la farò, non la faccio lunga, sono stato un suo allievo dal 1966, 61 scusate, fino al 67, 60, fine 66, per me è stata un'esperienza che mi ha segnato la vita, perché da adolescente appunto trovandomi davanti un sacerdote maestro come Don Milani e padre anche, perché ci ha fatto da babbo a tutti, 35-40 ragazzi, è stata una scuola di vita, una scuola che mi ha insegnato già fin da quell'età, mi ha cambiato la vita, prima di tutto per la scuola che lui faceva e poi per le iniziative e per le promozioni che noi alla fine della terza media ci mandava all'estero dopo aver imparato le lingue, perciò per noi è stata a quei tempi là una grande risorsa. Ovviamente non poteva mancare a questa cerimonia Sandra Pieri, assessore alla cultura del comune di Vicchio, che con orgoglio può vantare di fronte a tutto il mondo due picchi, due grandissimi artisti come Giotto e Beata Angelico. Beata Angelico lo si celebra oggi, la sua casa non è più agibile come potrebbe esserlo, invece lo è la casa di Giotto, che ospita ormai da tanti anni la sede degli artisti delle terre di Giotto e dell'Angelico e tante manifestazioni culturali, e più chi verrà a vederla potrà virtualmente ripercorrere tutta la carriera artistica del grande Giotto di Bondone. Sì, grazie a tutti di essere qua. Ovviamente come amministrazione siamo orgogliosi di questi due artisti, ma siamo ancora più orgogliosi di tutte le associazioni. Qui ce n'è una parte in rappresentanza di tutte quelle del Comune di Vicchio, perché sono tutte persone che quotidianamente portano avanti il ricordo e il lavoro di personaggi che hanno reso noto e illustre il nostro territorio in tutto il mondo. Giotto, il Beato Angelico, il Cellini, la figura di Don Lorenzo Milani, sono tutte persone che veramente hanno lasciato tanto, non soltanto a noi della comunità di Vicchio, ma veramente a tante tante persone. Però veramente ci tengo a ringraziare da parte mia, del nostro sindaco Filippo Cardacampo e di tutta l'amministrazione, le persone che, ripeto, tutti i giorni si impegnano per il bene della nostra comunità. Ovviamente poter far parte di una comunità dove ci sono personaggi di questo calibro è ovviamente motivo d'orgoglio. È un motivo d'orgoglio perché andando in giro per il mondo, avendo tanti contatti con le persone, quando si dice che si viene da Vicchio, nel Mugello, terra natale di Giotto, del Beato Angelico, paese che ha dato comunque in qualche modo ospitalità a Don Lorenzo Milani, come ha ricordato Nevio, e che comunque è un paese accogliente, riempie il cuore e fa veramente tanto piacere. Quindi io ringrazio veramente voi di essere qui oggi, di essere sempre con noi in questi momenti. Invito le persone a venirci a trovare, a venire nel nostro paese, e sono sicura che resteranno felici e contenti. Vicchio è sempre stato un paese accogliente e questo non mancherà mai nei confronti di nessuno. Pietro Trosini, da Moriano a Rupecanina, uomo di zolle, ancorato alla terra, sei diventato angelico e ti hanno reso beato perché risplende di luce divina la tua opera umana. Conosci il dolore, il tuo canto gioioso, non giri lo sguardo. Contempli la croce e da chissà dove si insinua la luce. Cercavo la grazia e la leggerezza mirando i tuoi angeli alati. I colori splendenti scaldavano il cuore.
Nei momenti più bui, San Marco era un faro. Entravo a cercare la pace, la luce, scintille di gioia. Ora so che per me maestro di vita tu sei. Mi insegni a cercare bellezza e armonia, a guardare più attenta, a vedere la luce. Mi inviti a un impegno costante, sereno e profondo per creare aperture. Don Gilberto Arancio, responsabile dell'archivio storico della diocesi di Firenze, oggi ovviamente qua presente perché lui ha seguito l'incartamento per la beatificazione di Beato Angelico da parte di Papa Giovanni Paolo II e quindi la persona più indicata a spiegarci perché la scelta, una scelta così importante, perché essere il rappresentante di milioni di artisti in tutto il mondo, anche se Beato Angelico è stato un grandissimo artista, ma insomma nella storia dell'arte di grandissimi artisti ce ne sono stati tanti, perché la scelta del Papa cadde proprio su Beato Angelico? La scelta di fare di Beato Angelico il patrono di tutti gli artisti, specialmente dei pittori, da parte di San Giovanni Paolo II, certamente, come è detto da lui nel decreto ufficiale, è perché il Beato Angelico è stato un pittore angelico, cioè ha dipinto cose divine, ma nello stesso tempo ha vissuto e ha operato, ecco, per fare in modo che attraverso la bellezza e la pittura, ecco, fosse comunicata, ecco, la verità e la bellezza divina. Questi sono i termini con i quali San Giovanni Paolo II utilizza nel suo decreto, a partire dall'arte, dalle opere d'arte, per risalire alla verità, attraverso quelle che sono anche le opere, diciamo così, di carattere più catechistico, come si può vedere da quei quadri del tesoro dell'Annunziata. Rinaldo Montanetti ci parlerà ora della storia di Rupe Canina, la località dalla quale vi stiamo parlando in questo momento. Dunque, io vi parlerò della storia appunto antica e non antica di Rupe Canina. Prima cosa, partiamo dal nome. Il nome, primo nome fu Ripa Canina, poi Rabbia Canina e poi Rupe Canina. Ripa vuol dire una sponda vicino a un fiume, quindi una balsa di solito, che va a finire a fare sponda a un fiume o a un lago. Qui il fiume, ossia il torrente, l'abbiamo sulla nostra sinistra, è l'Arcella, ma non poteva essere la Ripa di cui derivava il nome. Allora da dove? Forse dall'antico lago del Mugello. E allora si capisce, proprio qui di fronte a noi c'è un'altra ripa, più o meno allo stesso livello sul mare, che è la ripa sulla strada che si va a San Martino a Scopeti. I primi abitanti, e dove, alcuni nomi qui vicino a noi ci possono essere di traccia: Botena, Rostolena, Petroniano, Vitigliano, Corso Romano. Quindi, ecco, da questi nomi viene fuori e ci dicono che queste terre, non soltanto qui, ma queste terre qui intorno a noi, sono appartenute prima agli Etruschi, passando poi ai Romani, e abbiamo molte testimonianze, anche se purtroppo non vengono messe in risalto, vengono trovate, messe da una parte, talvolta completamente trascurate.